Bentornati ragazzi alla quinta parte di Mario Luigi Viaggio al centro di Bowser. Ok ragazzi, siamo ancora qua nella sacca vascolare, ma solo perché dovevo salvare. E quindi ora ce ne andiamo. Allora, dovremmo fare il boss del condotto fiammogeno, appunto. Però io prima voglio andare nella piazza Infratod. Ora capirete perché ci voglio andare. Ok, intanto qua ci sono dei Todd che si sono salvati. O quantomeno hanno trovato un rifugio. Salvati non è il termine corretto, perché ormai sono tutti qua dentro a Bowser. Ok, hanno dei negozi e andiamo a visitarli allora. Già che io volevo prendermi dell'equipaggiamento decente. E che mi devo anche curare Mario Luigi. Però non mi va di usare strumenti, quindi... Allora, il primo negozio è qui sotto. Possiamo prendere un emoglobibita per 10 monete. Io accetto volentieri. Ok. E adesso avete visto che abbiamo la salute piena. Ok, allora, questo è un altro Todd che vende strumenti. Basta vedere nello sfondo... Dietro di lui ci sono oggetti curativi, come vedete. Ricostituenti, funghi e funghi cura. Insomma, si capisce, no? Non lo deve dire qualcuno. No. Allora, tu invece cos'hai, caro Todd? Di equipaggiamento? Allora, tuta, calze. Ah, ok. Vabbè. Aspetta. Non ho guardato bene. Le calze e la nuse che fanno? Allora, questo non mi piace. I PV aumenta. Costicchiano un po' tanto. Tutto esploratore che costa 200, questo 300. Ai ai ai. Io vorrei tenermi le monete, sapete com'è. Magari trovo quelle cose lì anche dopo. Chi lo sa. Allora, niente, annullo. Annullo l'acquisto perché costa troppo, ragazzi. Comunque avete visto che, a differenza dei fratelli nel tempo, adesso vendono anche le calze. E più avanti venderanno le scarpe, i guanti, insomma. Come se fossero... Come se avessero dato, diciamo, più spazio all'abbigliamento. Ora c'è proprio tutto l'assortimento completo. L'equipaggiamento. Prima c'era... soltanto un tipo di equipaggiamento, ovvero le tute. Ok, andiamo qua a vedere nella parte destra chi si nasconde o cosa. Quello sembra un insetto. Vediamo da più vicino che cosa sarebbe questo essere. Dunque, un mostro che vive nella foresta selva fosca. Ok, capito. Questo ragazzo è una mala blatta. Siccome siamo nel corpo di Bowser, noi siamo piccolini e questo risulta essere più grande rispetto a noi. Ma sappiate che questo è lo stesso nemico che trovate nella foresta selva fosca. E non è che per questo ha più PV o ha più esperienza o da più monete o da cose diverse. In pratica il boss di adesso e il nemico che troveremo nella foresta selva fosca sono, diciamo, lo stesso nemico, insomma. Solo che qua, diciamo, che appare gigante. Questa è una versione solo più gigante. E intanto devo stare attento, ma perché parlo? Ah, io ho 8 con un attacco, non è bello. Ok, mi riconcentro e devo stare zitto. Dai, mettiamocela tutta, va.
Ma perché mi esce così? Cioè, non capisco. Allora, ho sbagliato qualcosa. Oh, iniziamo a ragionare. Oh, perfetto. 27 è il massimo che possiamo fare. Ok. Madonna che... che fortuna. Ok, questo è un lato positivo. Ok. Che tensione che mi arriva, ragazzi, non sapete che tensione. Ci vuole una forza nelle dita per fare il fratelli fiore di fuoco, insomma. Non i fiore fratelli, scusate. Ma come? Ah. Aio. Qualcosa è andato storto. Vabbè. Proviamo il guscio verde. Quanto fa di differenza? Non credo più di tanto. . 22, in effetti non è che faccia più di tanto. Aiuto. Aio. Ci ha fatto un po' male. Allora, direi di picchiarlo ancora un po' col guscio verde. Questa è l'ultima volta che possiamo farlo, attenzione. Che fatica. Allora. Ok, uno sciroppo da 10 PA. Che peccato. Se vogliamo paragonarlo con Dream Team Bros, uno sciroppo lì darebbe 20. Non so perché qua hanno drasticamente diminuito l'effetto degli sciroppi. Perché in Super Star Saga facevano 20. Qua hanno calato di metà, vabbè. Non che a me interessi più di tanto. Allora, prendiamoci la vendetta. E rifacciamo il fiore di fuoco decentemente. Ok. Stanno uscendo dei bravo per adesso, ma è già bene così. Fra qualche puntata dovrei riuscire a prenderci la mano. Oh, un bel bravo. Ancora. Oh, ma non muore più. Avevo 200 PV. Una volta noi ne aveva 200, scusatemi, ma non vorrei che ne ha 300 magari. Ok, ce l'abbiamo fatta. 200 di esperienza, 50 monete e un fungo vita. Wow, quanta roba. Oh, e ti pareva. Pure sul telefono arrivano. Ma perché sempre sti gruppi? Non lo so io. Piantatela di rompere i coglioni, che cazzo. Scusate ragazzi, ma non è possibile che devo proprio spegnere il telefono per evitare i gruppi di WhatsApp. Vabbè. Qui ho avuto sfortuna, tra l'altro. Però almeno abbiamo la classe guscio. Ok, classe guscio. Perfetto. Allora, a te Luigi direi di darti un po' più di difesa. E a lei, alla pari con l'attacco. Molto bene. Questo, se non sbaglio, è il condotto fiammogeno, quindi... Ecco perché a Bowser non funzionavano le fiamme.
Ah, eccolo risolto il mistero. Bowser, hai capito perché? Avevi ingoiato un mostro che ti bloccava il condotto fiammogeno. Sì, davvero. Ok, allora, giustamente lui non sa che c'è Durastella nel suo corpo e quindi di Cosma? Va bene. Così non può riconoscerti, Cosma. Io forse ha capito che c'è qualcun altro. Vabbè. Ok, per fortuna non ha insistito su quella cosa lì. Perciò non sa che ci sono anche Mario e Luigi. Vabbè. Ok, adesso abbiamo Y disponibile di nuovo e lo userò per andare a recuperare delle cose che prima ci siamo lasciati alle spalle. Permettetemi un piccolo backtracking, per esempio qua. Ora che abbiamo le fiamme, direi di sfruttare questo potere per recuperare degli oggetti preziosi. Tipo qua ne abbiamo uno. Allora, 50 monete, ok, molto bene. Allora, direi di andare. Magari senza far notte. Ok, mi è partito un pugno involontariamente. Vabbè. Allora, il Varkran per la spiaggia Scoglio Canino dovrebbe trovarsi non qua, ma abbastanza vicino. In questa palma. Ed eccolo qui. Sì, voglio volare da qualche parte. Nella grotta del promontorio Rocciabucca, più precisamente. Allora, di qua, poi verso sinistra. E questa strada prima era bloccata, ma adesso non più. Perfetto. Guscio battaglia e zanne brucianti. Ok. Abbiamo, come vedete, del nuovo equipaggiamento per Bowser. Direi di prendere il guscio battaglia per ora. Bowser non può ancora avere, come vedete, le zanne brucianti. Scusate se ho parlato in modo strano prima, però mi è, diciamo, andato di traverso qualcosa. Ecco. Allora, intanto ricuriamo di nuovo Mario specialmente. Luigi può andare anche così per adesso. Non devono fare battaglie per ora, quindi li lascio così. Anche se non hanno tutto curato, è lo stesso per me. Ok, adesso che abbiamo il guscio battaglia equipaggiato, possiamo vendere il guscio rovinato. Le zanne brucianti invece dovranno aspettare un po' perché, come vedete, non possiamo ancora equipaggiare un secondo tipo di equipaggiamento. Ok. Spostatevi. O vi brucio. Ok, questo Goomba goloso ha osato andarci in mezzo alla strada. Ma andiamo a visitare un'altra parte che era bloccata tempo fa. Vabbè, tempo fa. Si tratta di qualche parte, dopo tutto. Non mi scattare adesso, Desmume, ti prego. Non mi abbandonare così. Ok, sta facendo un po' i capricci il Desmium oggi. Non capisco perché.
E sì che ho cancellato tutto, quindi memoria dovrebbe essere a posto. Allora, spacchiamo questo che ha 10 monete. Ok. Ho voluto un po' allenare Bowser così. Ok, perfetto. Come vedete ragazzi, ne approfitto anche per recuperare energia. Infatti, se risucchiamo i lecca lecca di questi Goomba golosi, recupereremo 20 PV e loro scapperanno via piangendo. Allora, ho visitato tutto. Sì, perfetto. A parte quella parte lì, però devo farlo con Mario e Luigi. Questa, ecco, vedete? Quella che connette con un'altra zona. Lago Blu Bolla. Esatto, connette al Lago Blu Bolla. Ok, però direi di tornare qua e proseguire con la storia. Ne approfitto per prendermi 5 monete. Ok, basta però di battaglie. Oh, dai. Voglio cercare di evitarne. Ok. Finalmente Desmium sembra... Dicevo, il Desmium sembra andare un po' più veloce. Prima che questi dentabrucco mi rendessero impossibile passare. Vabbè, però... Oh, scusa. Io non voglio fare troppi livelli, però se mi costringono a combattere non è colpa mia, sapete ragazzi. Beh, dai, siamo arrivati. E qui c'è ancora Luke Block. Oh, monsieur, io sono qui perché... Bian, ho un problema. E che problema è? Ok, Fido Blocco si è perso. A giudicare dal nome sarebbe un cane, credo. E infatti questo sembra il ringhio di un cane. Sempre bloccoso. Ok, sembra un po' incazzato. E infatti aggredisce il padrone. Oddio. Chissà perché. Ma forse dobbiamo calmarlo? Appunto, sembra una belva. C'hai ragione, Bowser. In un certo senso non è che sembri così cucciolotto. Il concetto cucciolotto è un po' strano in questo caso. Non può sconfiggerlo usando i pugni. E va bene, allora cosa possiamo usare? Ah, difendersi con il guscio. Ok, questo ce lo devi spiegare, però. Attenzione. Ok, Y, quindi... Ok, così. Un attacco anche alle spalle. Va bene. Ok, allora usiamo il calore. Scegliamo il fuoco e facciamo così. E ora una bella fiammata. Come solo Bowser sa fare.
Ok, come vedete il fuoco può dare... Come avete sentito, come avete letto, insomma, il fuoco può danneggiare tutti quanti, insomma. Ok. E a lei un bel pugno. Nel caso attacchi così. Ah, ok. Non basta che lo bruciamo. Deve proprio essere un fantastico. Ah, e ho sbagliato di poco tempismo. Ok. Anche qua, ragazzi, dipende quante volte lo colpite, le monete che dà. Non c'è un vero e proprio valore predefinito. Dipende quante volte lo colpiamo. Ok, sta ansimando. Questo è segno che sta per cedere. Purtroppo mi ha danneggiato, come vedete. Non ero pronto. Però fa niente. Mi riprenderò col tempo. Comunque vi devo chiedere scusa, ragazzi, perché la parte doveva venire di domenica, ma sapete com'è? Sto pensando che forse di domenica non la pubblico perché è troppo per me. Cioè, mi spiego meglio. Io di domenica sono un tipo che non carica parti. Di solito io nel weekend preferisco farmi dei giretti in centro, visto che, come sapete, io lavoro, quindi preferirei, non so, fare parti di qualcosa, di esploratori del cielo, per esempio, prossimamente, intendo, durante lunedì, mercoledì e venerdì, e di sabato magari, solo di sabato, ripeto, questo Mario Luigi viaggio al centro di Bowser. Ok, tra l'altro, ragazzi, purtroppo mi stanno arrivando dei reclami. Cioè, non dei reclami, più che altro dicono che io sto usando contenuti di terze parti. Quindi questa serie, questo let's play, è un po' a rischio, secondo me. Non ho ancora letto bene perché, non so, forse dovrei togliere l'audio o rimuovere il video. Quindi sono un po' preoccupato. Però, ora che vi ho elencato, ragazzi, un po' di, diciamo, problemi tecnici, niente, concludo la parte così e salviamo. Per oggi è tutto e spero che il video vi sia piaciuto. Scusate se di domenica non ne metterò più, ma vedete che ho fatto fatica, perché io non sono uno che si riduce all'ultimo, ma veramente di domenica vorrei fare dell'altro piuttosto che caricare video. Quindi l'idea iniziale viene annullata. Mi spiace, non credevo fosse così pesante per me. Però voi continuate a seguire questo magnifico let's play e ci si risente alla sesta parte, alla prossima domenica. No, anzi, al prossimo sabato, che sarà il 30 aprile. Ciao, ragazzi, e statemi bene.